Ingegnere Bonata, parliamo di efficientamento energetico e illuminazione pubblica, ci sono delle normative anche a livello europeo che in parte hanno recepito anche le norme lombarde. In che senso? Nel senso che in Lombardia dall'anno 2000 c'è una legge regionale che è stata un po' la prima al mondo nel settore illuminazione pubblica per contenere l'inquinamento luminoso, quindi una legge ambientale, e per risparmiare di conseguenza. E le nuove normative europee che sono uscite a dicembre dell'anno scorso, appunto, con nostro orgoglio recepiscono 19 anni dopo i criteri di questa legge regionale. In più ne aggiungono di altri, perché ovviamente tempo ne è passato, soprattutto per il contenimento dell'emissione della luce blu, che è quella più inquinante, quella più dannosa per uomo e ambiente. Quindi da questo punto di vista ci sono delle novità e delle fonti di orgoglio per la Lombardia, perché anche i Green Procurement europei sull'illuminazione pubblica hanno recepito i nostri criteri dopo un bel po' di tempo, insomma. Ecco, quindi è sempre in ambito europeo, quali sono invece le principali novità che potrebbero invece essere trasferite agli Stati? Sì, all'interno di questa Green Procurement, appunto, dicevo che uno degli elementi importanti è il contenimento della luce che è a maggior impatto ambientale, che è la luce color che tende al blu. Infatti nei Green Procurement europei c'è un limite alla temperatura di colore delle lampade. Noi vediamo, quando guardiamo una lampada di interno e esterno, ha colori diversi. Temperatura di colore ci dà un'indicazione di quanta luce blu viene emessa. Questo è un elemento che non esiste nella legge di 19 anni fa, modificata 5 anni fa della Lombardia, la 31/2015. Questo sarebbe un elemento molto importante da recepire nel regolamento attuativo della nuova legge. Invece, tornando a un aspetto della legge lombarda che invece potrebbe essere poi estesa anche ad altre regioni e anche a livello europeo, qual è quello più interessante? Beh, quello più importante, che ormai è stato esteso quasi a 16 regioni italiane, infatti la Lombardia è stata la capofila, è il contenimento dell'emissione verso alto. Cioè, la legge regionale si basa su dei criteri molto semplici, sono 5, no? Innanzitutto, come illuminare, cioè butta la luce dove serve, verso il basso, dove devi evidenziare un oggetto, non verso l'alto perché è sprecata. Usa quanta luce serve, quindi non di più perché è sprecata, non di meno perché sennò non c'è sicurezza. Usa sorgenti efficienti, usa impianti efficienti e regola luce quando non serve. E questo discorso vale solo per l'illuminazione esterna o anche per gli impianti interni? Per gli impianti interni cambia leggermente, non c'è il problema dell'inquinamento luminoso, magari è più importante il problema dell'abbagliamento. Se io sono una scrivania in una scuola, a casa mia, eccetera, non devo essere, la luce deve essere confortevole. E questo cosa comporta? L'adozione di nuove tecnologie? Allora, oggi diciamo la tecnologia che va per la maggiore è i LED, tendenzialmente tutte le vecchie tecnologie nei prossimi anni verranno sostituite con la tecnologia LED, che ha dei vantaggi clamorosi, cioè è possibile regolare il LED da 0 a 100, quindi posso regolarlo alla luce che mi serve. Gli svantaggi dei LED sono che una luce molto puntuale, quindi tende a essere abbaglianti, quindi bisogna costruire attorno al LED delle tecnologie che smorzano questo effetto di abbagliamento. Nell'illuminazione pubblica, quando guido in un parco, quando devo vedere delle persone, ma esattamente all'interno di una casa, che non devo essere abbagliata quando guardo la televisione, quando guardo una lavagna a scuola, quando guardo il quaderno sul mio tavolo.